No, ma sono molto preoccupata per Raimondo. Come mai? Perché non mangia, non dorme, sa sempre che sono in camera con papà. E pensa che l'ho sentito pure piangere disperato chiamando il nome della mamma. Vedrai, dopo che si sposerà con me sarà di nuovo felice. È quello che spero. Papà, volevo tanto bene la mamma, e tu? Papà, ma la mamma era così bella, perché è morta? Niente. Papà, come posso dire? Io non riesco a uscire da questa camera. C'è tutto l'alone di mamma. Guarda, pensa che la riesco a vedere, mamma. Lei mamma. Lei mamma. Mamma. Papà, stai molto male, molto, molto male. Però è strano. Sembri così giovane e brutto. Che ridi, papà! Sembra tutti a ridere le mie contestazioni serie e testuali, serie, specialmente. Che schifo. Comunque, papà, secondo te cosa dovrei fare? Devo sposare Novoli oppure devo ancora rinviare il matrimonio? Finché non ti sarei ripreso. No, lo devi sposare. Hai ragione! Lo vado a sposare subito! Perché papà ha detto meritava di morire? Ma poi glielo vado a chiedere. Cioè, mi manda! Lucia! Stavo giusto andando a chiedere una cosa a papà, anche se penso che ci riuscirò ad arrivare con un leggero ragionamento e sfregamento delle mie cervelle. Che succede? Senti, hai presente quello zucchero, medicina, non lo so che roba è, che mamma metteva nell'acqua di papà? Sì, era zucchero per fare l'acqua zuccherata. E se invece fosse, invece di zucchero, fosse qualche sostanza che aiutasse papà a morire? Ad esempio, veleno! Se quello zucchero in realtà era veleno, mamma avrebbe ucciso papà così! Pensa che Raimondo pensa che la mamma l'ha avvelenato. Pensa che la mamma metteva a posto dello zucchero il veleno. Oddio. Oddio, che vergata sarò. Raimondo, come mai sei così serio? Novali. Mi spieghi cosa è successo? È venuta a luce sconvolta da me. Penso di aver capito perché papà sta morendo. Credo che tutta la mia ammirazione verso mamma in realtà era soltanto... Insomma, mamma forse per tutti questi anni non ha fatto altro che uccidere papà avvelenandolo. Dica a suo figlio che non è vero che sua moglie l'avvelenava. Suo figlio è preoccupatissimo.
Che mondo! Che mondo! Lavali! Tuo padre! Lavali adesso un attimo fuori, lasciami solo me e mio figlio. Papà, cosa succede? Cosa ti senti? Ma così nella vita capita una volta sola, spostala subito! Ok, papà! Papà!